Le procedure in materia edilizia al Comune di Napoli si apprestano a diventare molto più snelle e veloci. Il Consiglio Comunale approva la modifica allo strumento che disciplina l'attività di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e a partire dalla revisione dell'articolo 16 del regolamento sui compiti della Commissione Edilizia, l'amministrazione punta ad un processo più ampio che prevede tra l'altro l'istituzione della Commissione Urbanistica, già prevista nel piano regolatore ma finora mai costituita. Se ragioniamo sul campo paesaggistico, si dimezzano i tempi, perché la Commissione, a parità di impegno che ha avuto sino ad oggi, cioè di una riunione quindicinale, si riunirà settimanalmente esclusivamente sui temi del paesaggio. Ragioniamo di 40.000 pratiche di condono che verranno dimezzati i tempi per questo aspetto, solo il passaggio della Commissione Edilizia. Sulle altre invece la conformità urbanistica viene attestata dagli uffici, che con l'eliminazione del parere diciamo, abbiamo una riduzione di circa un mese diciamo, su ogni pratica. La modifica del regolamento edilizio comunale consentirà dunque una migliore distribuzione delle competenze e pratiche più rapide anche grazie all'attivazione di procedure telematiche per la dichiarazione di inizio attività e di permessi per costruire. Il regolamento edilizio è composto di 80 articoli circa. Questo passaggio era per noi indispensabile anticiparlo. Naturalmente noi stiamo lavorando anche alla revisione totale del regolamento edilizio, ma il numero di argomenti che sono in esso contenuti fa sì che i tempi saranno certamente più lunghi.